questione della vendita della riserva naturale della Diaccia Botrona rischia di avere ripercussioni politiche per quanto riguarda l'amministrazione provinciale. Durissimo il commento del consigliere pentastellato Giacomo Gori, che chiede le dimissioni del presidente Limatola per non aver rispettato l'alleanza elettorale, che si basava su un accordo che prevedeva la tutela assoluta dell'area protetta. Se andiamo a punta di diritto, non ci sono assolutamente dubbi. Lui è diventato presidente della provincia di Grosseto grazie all'accordo programmatico sottoscritto con me e la sindaca Nappi di Castiglione per bloccare immediatamente il procedimento di vendita della Diaccia Botrona. Questo avrebbe avuto vita facile se avesse iniziato a approvare delle delibere di riferimento, tra cui una prima delibera che gli suggerimmo noi, quindi una delibera di indirizzo che avrebbe cambiato chiaramente l'interesse pubblico, i connotati a questa storia. Non l'ha mai voluto fare e, senza dirci niente, anzi scrivendoci alcune chat che abbiamo tuttora in corso insieme, che è tutto congelato, non sta succedendo niente, la provincia approvava determine dirigenziali, delibere propedeutiche alla vendita della Diaccia Botrona. Lui avrebbe dovuto fare fin da subito le attività per la revoca. Abbiamo chiesto le dimissioni, sì, perché chiaramente, essendo consigliere di un comune capoluogo, il mio voto ha un peso e questo peso gli ha permesso di essere presidente della provincia e quindi, non avendo mantenuto una promessa formale scritta, un patto politico forte, lui lì non ha più motivo di restare.